Ben ritrovati amici di Tutto Campo Estate dal Bistrò del Doge a Villa Manin, un'altra puntata, siamo davvero nei posti più belli del Friuli Venezia Giulia, siamo stati a Lignano, adesso Villa Manin, al mio fianco Gabriele Moroso, nuovo mister della San Vitesio, ciao Gabri. Ciao Massimo. Benvenuto, insomma, ti è capitata una bella location. Assolutamente, assolutamente. Si sta bene, insomma, dobbiamo parlare di calcio estivo, quindi il clima è molto rilassato. Però insomma tu sei la tua prima esperienza, parliamo di San Vitesio, parliamo proprio di Gabriele Moroso che quest'anno esordirà su una panchina da primo allenatore, anche se l'esordio tecnicamente lo avevi fatto in un San Luigi Tamai, no? Però eri all'epoca secondo di Birtich, quindi estate, rilassati, ma tu come la vivi questa estate? Ma non molto rilassato, insomma, nel senso che siamo al lavoro, intanto... Come esordio ti dico che per me è un grandissimo orgoglio poter essere il nuovo allenatore della San Vitesio, società che conosco perché comunque ci ho militato in promozione con l'allenatore Max Rossi, quindi è assolutamente un grandissimo orgoglio essere in una piazza come San Vito, piazza dove negli anni si è fatto calcio importante e dove comunque quando entra allo stadio si respira quel calcio che comunque ha determinato e ha lasciato il segno in Friuli. E quindi posso dirti che siamo al lavoro, la società comunque ha una politica ben precisa, si lavora con i giovani, c'è una programmazione, si lavora sul territorio e stiamo cercando di inserire delle pedine in maniera strategica per poter alzare quella che è l'età media della squadra, per poter portare quell'esperienza in più nel bagaglio della squadra, esperienza che appunto è assolutamente congeniale per far crescere anche quelli che sono i profili giovani, che è un patrimonio fondamentale per la San Vitesio, insomma. Senti, parlando un po' di mercato, insomma, voi ovviamente dovete cercare di fare un certo tipo di lavoro, hai detto i giovani, magari qualche occasione di mercato, qualche sorpresa, qualche scommessa. Ti chiedo se c'è qualche scommessa, se qualche giocatore che magari dei radar non conosciamo, insomma, perché non penso, insomma, è ovvio che fra poco parleremo di Brian Lignano che prende il Ciriello, tu non potresti permettertelo. Chiaro. Quindi magari di guardare a categorie inferiori, c'è qualcosa? Ma sì, senz'altro, insomma, noi come ti ho detto stiamo cercando di scandagliare il territorio in maniera tale che ci possa essere appunto una radiografia di quelli che possono essere i profili funzionali per una San Vitesio in eccellenza. E ad oggi comunque abbiamo chiuso Costalonga, che viene da Tamai, portiere del 2001. Sì, perché Nicodemo Valcasarsa. Esatto. No? Abbiamo chiuso Giovanni Bortolussi dal Fiume Veneto nel 2003. E abbiamo chiuso Daniele Tesolad, lo Pitergina, un attaccante. Okay. E siamo insomma in trattative con Rinaldi, non Rinaldi il nostro, Rinaldi il 2004 del Kions. E adesso appunto dobbiamo andare a inserire quella o quelle due pedine che appunto potrebbero alzare l'età media della squadra, che è quel valore che poi vorremmo far combaciare anche con quella che è appunto la personalità, il carisma, insomma, generale della rosa. Insomma. Hai detto Rinaldi, insomma, si riparte da questa certezza, no? Là davanti. Lui ormai è diventato un simbolo. È diventato un simbolo e abbiamo bisogno di un esempio così. Infatti la sua riconferma è assolutamente importante, perché è un ragazzo che comunque è una San Vitese, anzi ti dico che riesce comunque a trattenere Rinaldi a fronte comunque anche di offerte più onerose, come è giusto che sia per un attaccante da 20 gol in eccellenza, è comunque un segnale importante e abbiamo bisogno appunto di quegli esempi, abbiamo bisogno di gente come Luca che la maglia e i colori ce li ha ben attaccati alla pelle. Senti, la San Vitesio ha fatto fatica, però ce l'ha sempre fatta, no? E questo non è poco, insomma, le salvezze della San Vitesio negli ultimi due anni
insomma, per me hanno rappresentato qualcosa di importante, anche l'ultima, per me Paixão ha fatto un lavoro clamoroso, assolutamente evidente, no? Al di là dell'epilogo, un po' strano, però forse figlio anche della paura probabilmente, però le salvezze le ha conquistate, no? Quindi arrivi anche con una responsabilità, perché sì, ci sono le difficoltà, il fatto di essere una potenziale pericolante, però anche con la consapevolezza che prima di te c'era qualcuno che l'obiettivo l'ho raggiunto. Assolutamente, no? L'ha raggiunto. Negli ultimi 2 anni sono state fatte 2 salvezze importantissime. La prima, l'ultima giornata a Tamai, vincendo comunque una partita in trasferta, una partita tirata, che comunque non è mai facile per una squadra che si gioca tutto. Quella dell'anno scorso, sì, è vero, tribolata e comunque determinata dalla salvezza del Tor Viscosa, ma è altresì vero che a 7-8 giornate dalla fine la San Vitesse aveva 39 punti, quindi perfettamente in linea con quella che può essere la calendarizzazione degli obiettivi. Quindi sì, la responsabilità è direttamente proporzionale ai rischi, quindi è alta. Ma d'altronde chi non rischia non potrà mai lamentarsi di non aver fatto un'impresa. Certo. Però poi è bello che abbiano puntato su un giovane esordiente, perché insomma dà l'idea anche di quello che si vuole creare, no? Cioè guardare un po' avanti, provare cose nuove e non fermarsi anche a nomi usati. Certo, l'usato sicuro può dare delle garanzie, però se credi nei giovani è bello crederci anche in panchina, no? Assolutamente, sì, difatti la mia gratitudine verso la società è immensa, insomma, il fatto che comunque abbiano voluto investire e allo stesso tempo rischiare su un allenatore comunque di 33 anni ancora da compiere è senz'altro un qualcosa che mi riempie di orgoglio, mi carica di responsabilità e allo stesso tempo secondo me lancia un messaggio importante per quello che è il movimento del calcio regionale, insomma. È vero, una cosa che hanno sempre sottolineato la San Vitesse e in questo periodo suona come attualità purtroppo con tutto quello che succede, la San Vitesse è passata dalle difficoltà dopo gli anni di lì, ha mantenuto la matricola, è ripartita e con il lavoro, senza perdere quel nome e quel passato, ha continuato. Vanno molto orgogliosi e suona di attualità, perché il futuro dei dilettanti adesso è proprio in mano a determinate scelte, il Pordenone, il Tor Viscosa, in modo diverso, però insomma in questo la San Vitesse ha dimostrato che se si vuole si può. Assolutamente, in un mondo in cui purtroppo le big capita che siano a breve e medio termine, diciamo che la San Vitesse quello stemma con marchiato 1920 lo porta invece con grandissimo orgoglio, passando sì da tante difficoltà, passando comunque dal fatto di non poter chiaramente ambire a certi tipi di giocatori o certi tipi di pianificazioni, però è anche vero che insomma i sani principi, la lealtà dei rapporti può a volte veramente andare a colmare poi che sono le difficoltà, tra virgolette, dal profilo economico. Vero. Senti Gabri, il futuro dell'eccellenza, insomma, ti chiedo, tu eri a Tamai, l'hai vissuto quell'ambiente, un Tamai che perde Stiso, però insomma mantiene certi elementi importanti, ne guadagna degli altri, è un Tamai che può competere per vincere il campionato? Secondo me è un Tamai che competerà sicuramente per vincere il campionato e penso che i più grandi colpi di mercato a Tamai siano le riconferme e al netto delle riconferme comunque si sono aggiunti giocatori importanti come Parpinel, consorti in primis, quindi insomma penso che in un ambiente sano, in un impianto di squadra già solido, con degli innesti mirati, secondo me realmente si possa provare a migliorare un secondo posto già importante lo scorso anno, insomma, quindi quest'anno con qualche consapevolezza in più e secondo me il Tamai ci sarà nella corsa al campionato. Rischio di eccellenza 19 fa paura un po'?
Ma più che paura, diciamo che personalmente dispiace, nel senso che sono dell'idea che quando succedono queste dinamiche delle società che comunque rappresentano o hanno la responsabilità di rappresentare il calcio friulano nei professionisti, penso sia un dispiacere perché penso sia una sconfitta per tutto il movimento regionale, perché insomma il Pordenone in eccellenza, a prescindere da quale possa essere il suo percorso, che possa stravincerlo o meno, penso che sia comunque un aspetto che certo, un po' di malinconia la crea a tutti. Ecco. È che sai, avevamo un'eccellenza con 38 partite più le coppe, passi a 34, insomma aiuta, e alla fine dovrei essere un 36. Esatto, esatto. Cambia molto poco. Adesso, dopo la pubblicità, il nostro ospite Alessandro Paolucci, questo brianiliano, cosa dirgli? Ma cosa dire? Favoritissima, no? Sì, assolutamente, ma insomma sarà un'altra compagine che avrà la responsabilità di portare il bel calcio nella nostra regione, e quindi noi la rispettiamo, gli auguriamo il meglio, e se si dimostreranno i più forti, i più bravi, gli faremo più che volentieri complimenti. Buon campionato, buona estate, buon lavoro. Grazie. Per questo tuo esordio. Grazie Gabriele Moroso. Grazie a te, Max. Torniamo fra poco.